La versatilità di Paolo Mascagni si vede proprio bene dalla sua biblioteca personale. Comprende circa 1000 opere, naturalmente alcune in più volumi, quindi i volumi sono di più, 33 testate di periodici e 170 opuscoli. I libri vanno dal 1501, il libro più antico, fino ai primi dell'Ottocento e sono presenti tutte le materie scientifiche, medicina, anatomia naturalmente, ma non solo, ci sono anche volumi di fisica, fisica, astronomia, chimica, agraria, scienze naturali, ma anche opere della letteratura latina e greca e anche breviari ecclesiastici. Questo perché erano materie che facevano parte della formazione di un giovane di un certo rango sociale. In questa teca è esposto un trattato di anatomia del 1555 di Andrea Vesalio. È un testo molto importante perché praticamente Andrea Vesalio è considerato il fondatore dell'anatomia moderna e questo testo in particolare è piuttosto raro. Infatti nella biblioteca di Paolo Mascagni sono compresi dei testi veramente rari, di grandissimo pregio. È il fondo librario più prezioso della biblioteca della Accademia dei Fisiocritici e ci sono anche dei libri curiosi e adesso magari ne vedremo qualcuno. Abbiamo il libro più grande della biblioteca di Paolo Mascagni. Aperto è 1,90 m. Si tratta delle controtavole dell'Anatomia Universa che sono state rilegate. Queste, le controtavole, cioè, sono i contorni, le sagome delle tavole con le lettere e i numeri che corrispondono al testo descrittivo. Quindi questo era proprio un testo destinato agli studenti di medicina e chirurgia che studiavano proprio per l'anatomia. E fa parte dell'Atlante anatomico di Paolo Mascagni, quello che ha realizzato, raffigurato la persona umana a grandezza naturale per la prima volta, come dicevamo prima. Qui invece abbiamo il libro più piccolo della biblioteca. Le sue dimensioni sono 11,5 x 8 cm. Qui è del 1538 e ci sono molte annotazioni manoscritte coeve. Ora parlerò di politica. Sì, perché nonostante il grande valore scientifico di quest'uomo, accusato di essere di fazione giacobina, alla fine del secolo fu anche arrestato. Siamo nel 1799 e fu prelevato dalla sua casa in via del Casato, che vedremo nel finale di trasmissione. Fu arrestato e stette 8 mesi in carcere. Poi naturalmente si accorsero dell'errore, come succede come succede anche oggi, e fu riabilitato in pieno. Addirittura il Granduca poi lo prese sotto la sua ala e quindi ebbe anche la ricompensa che meritava. Diciamo che comunque una volta chiuse la facoltà di medicina dell'Università di Siena, Paolo Mascagni passò all'Università di Pisa,
Pisa e poi anche all'ospedale Santa Maria Nova a Firenze e anche in concomitanza. Poi infine a Firenze, ed ecco la ragione per cui sono davanti a questo volume, a Firenze insegnò anatomia anche agli studenti della scuola d'arte e per loro confezionò questo volume che si intitola ad uso, cioè era fatto ad uso degli studenti di scultura e pittura. E questo volume fu pubblicato postumo, cioè un anno dopo la sua morte, nel 1816. Ecco, qui vedo uno scheletro, era un esempio per chi, per gli studenti che volevano, appunto, per le loro opere di scultura e di pittura, vedete bene che si ispiravano, era facile. Verrebbe bene anche a me quasi di fare una scultura con un esempio del genere. C'era tutto il corpo umano rappresentato ad uso di, ecco qua, uno volesse fare un busto, è pronto, pronta la scheda, direbbero, è vero, gli operatori. Ed è un'opera d'arte che, come ripeto, vedete, è stata confezionata nel 1816, sono passati 200 anni. Era un genio davvero. Abbiamo qui due autobiografie di Paolo Mascagni che lui scrisse in carcere durante appunto i mesi della sua prigionia. Sono scritte in terza persona. La grafia, come si vede, non è il massimo, è abbastanza difficile da capire. Una è più breve, l'altra è più corposa. Queste autobiografie fanno parte del fondo archivistico di Paolo Mascagni, che comprende anche altre carte, appunti suoi di studi, di viaggi, corrispondenza con altri scienziati e anche le carte della famiglia Mascagni. Poi dietro di me abbiamo esposti molti dei diplomi che accademie scientifiche italiane ed estere davano a Paolo Mascagni, perché era un socio ambito naturalmente, proprio per la fama e il prestigio che poteva dare anche all'istituzione. Qui abbiamo l'opera che ha dato fama a Paolo Mascagni sui vasi linfatici. Si intitola Vasorum Lymphaticorum Corporis Humani Historia et Icnografia e è stampato nel 1787 a Siena. Qui sono raffigurati, appunto lui parla dei vasi linfatici che per primo è riuscito a mettere in evidenza, e come ci è riuscito? Attraverso uno strumento che è questa cannula che noi vediamo qui raffigurata in questa incisione e che l'Accademia dei Fisiocritici ha riprodotto ed ha poi esposto nella vetrina insieme ai preparati anatomici di Paolo Mascagni. Lui metteva il mercurio in questa cannula che è, come vediamo, a forma di L con all'estremità inferiore una sorta quasi di sottilissimo ago, possiamo dire. Per gravità il mercurio entrava nel vaso linfatico, lo irrorava e ne permetteva quindi la visione. Fino a quel momento del sistema linfatico
se ne conosceva l'esistenza, però nessuno mai era riuscito a metterlo in evidenza e quindi a poterlo studiare. Mascagni fu il primo a fare questo e per questo motivo poi ha potuto anche darne una descrizione, uno studio più approfondito e ha permesso poi agli scienziati successivi, partendo da questa base, di fare ulteriori studi. Ecco, ora con alle spalle questa opera, ottima opera di Cesare Mastroni, vi parlerò dello scienziato a tutto tondo, ormai si è capito, che era Paolo Mascagni. Si occupò anche, guarda, forse a tempi persi oserei dire, a questo punto ci ricamerei anche in maniera ironica, cioè si è parlato di tutte le discipline, non mancò di affrontare anche il problema del calore terrestre. I noti agli scienziati come Lagoni, ma più popolarmente conosciuti come soffioni. Lui ricercò in questi soffioni, ricercò l'acido borico e ne volle calcolare i valori che ne assumeva la terra, che ne assumeva l'acqua, che è lo stesso vapore. Dopo averne calcolato i valori, intuì le prospettive, le possibilità di impiego, di utilizzo industriale e ne fece palese la conoscenza, al punto che poco dopo ne fu fatto proprio un largo impiego industriale. Si tratta di energia geotermica se non vado errato sono tuttora noti i soffioni boraciferi di Larderello. Ecco, tanto per non rimanere così vero disoccupato, fra la chimica, la fisica, l'anatomia, vero esaltante, si occupò anche dei soffioni boraciferi. Stiamo per abbandonare a malincuore l'Accademia dei Fisiocritici che abbiamo visitato solo in parte, costretti dal tempo, dal format della trasmissione. Comunque torno a ringraziare l'Accademia nella persona del suo presidente e torno a ringraziare Chiara, che mi sembra sia stata all'altezza del suo nome, è stata abbastanza chiara nel descrivervi quello che avete visto. A lei passo il microfono e vi do ora appuntamento per il finale di questa trasmissione, vi do appuntamento nel Casato. A te, Chiara. Grazie Giuliano. Allora sì, vi dico che nel 2015 cade il secondo centenario della morte di Paolo Mascagni, esattamente il giorno del 19 ottobre, e in quel giorno l'Accademia dei Fisiocritici avrà un'iniziativa, un convegno di studi, una mostra libraria con libri della biblioteca di Mascagni che sono pregevoli anche dal punto di vista artistico, delle incisioni, dei frontespizi, e anche una serie di iniziative nel territorio toscano di riferimento del Mascagni, quindi con le scuole a Chiusdino, Pomarance e Radicondoli, ci saranno delle iniziative appunto che coinvolgeranno le scuole, e poi anche a Pistoia una mostra, a Firenze una giornata di studi, e anche avremo una giornata di studi a novembre, il prossimo 6 novembre, più organizzato dalla Società Italiana della Medicina, che avrà anche una sezione dedicata a Paolo Mascagni. Comunque tutte le iniziative poi le potrete trovare sul sito dell'Accademia www.fisiocritici.it e quindi strada facendo potrete scoprirle.
Ecco, per chiudere, come ho detto, Paolo Mascagni era nato a Pomarance, ma la sua sede stabile, la sua abitazione fu in Siena. In questa casa alle mie spalle, come recita anche la lapide che poco prima avete inquadrata, si deve dire che in questa casa abitava nelle stagioni invernali, nelle stagioni più fredde, perché qui svolgeva le sue